Adesso qui ti lascio le foto della mia trasformazione dopo 4 mesi di allenamento della mascella. Ehi tu, ciao! Ho allenato la mascella per 4 mesi di fila e oggi vedremo i risultati finali dopo 4 mesi di allenamento. A breve metteremo a confronto le foto del prima e del dopo per vedere se c'è stato un cambiamento visibile alla mascella. Prima di iniziare però ti ricordo di lasciare un like per aiutarmi a diffondere questo video. Faccio un breve riassunto per le persone che non hanno visto i video precedenti al riguardo. Ho fatto infatti 2 video dove spiegavo come avrei condotto questo esperimento. In pratica, per farla breve, ho comprato 2 brand diversi di gommine per allenare la mascella. Il primo brand è Chisel, mentre il secondo è Jawliner. Perché ho comprato 2 brand diversi? Innanzitutto per vedere se c'era tanta differenza tra un brand e l'altro. Secondo, per indicarti qual è il brand migliore, ovviamente a mio parere. E terzo, perché man mano che vai avanti con l'allenamento devi cambiare gommine. Ovvero ci sono 3 diversi tipi di gommine. Ci sono quelle per i principianti, quelle per gli intermedi e quelle per gli avanzati o i veterani, come li volete chiamare. Ebbene, per il livello principiante avevo preso Chisel, mentre per il livello medio barra avanzato, adesso non ricordo se questo era avanzato o medio, non ricordo se ho subito saltato ad avanzato, comunque ho preso per il livello successivo Jawliner, così che potevo direttamente aumentare la difficoltà, anche perché avevo sentito che il livello iniziale di entrambe le marche non era poi così difficoltoso. Adesso ti parlerò un po' delle differenze fra i 2 brand e poi vedremo i risultati che ho ottenuto grazie all'allenamento della mascella. Fai attenzione perché è molto importante la differenza fra i 2 brand. Ok, parliamo delle differenze principali che ho riscontrato. Parliamo di Chisel, il primo brand, quello con cui ho iniziato. Per quanto riguarda Chisel, mi piace tantissimo il packaging. Infatti sembra un po' che Chisel sia la Apple dell'allenamento della mascella. È un brand molto curato, la sensazione al tatto della scatolina contiene i gommini allenamascella è veramente fantastica. E anche la scatolina fuori, quella di carta, ti dà una sensazione proprio di costosità, diciamo, quella che ti dà un po' la Apple. Infatti anche la scatolina ricorda molto la Apple, è bianca con bianco e nero, insomma, molto simile. Un altro lato positivo è che all'interno ti danno una sorta di mini calendarino dove puoi annotare i tuoi allenamenti e inoltre ti danno anche delle mini schede di allenamento che puoi seguire. Per quanto riguarda le gommine, invece, sono bianche e hanno questi buchini al centro. Passiamo adesso a Jawliner. Il packaging di Jawliner è un po' più semplice, diciamo, risulta un pochino più cheap, risulta un pochino meno professionale, diciamo, la scatolina è fatta con meno cura e anche il packaging, diciamo, esterno non è niente di che. Però c'è un però che secondo me è veramente fondamentale per l'allenamento della mascella. Le gommine all'interno, quelle di, penso che sia silicone, non hanno i bucherelli, o meglio, sì, li hanno ma sono solo disegnati. E questo è un grande punto a favore, a parere mio, per Jawliner. Perché però? Questo è un grandissimo punto a favore perché ho notato che con Chisel, anche se esteticamente sono anche carini quei bucherelli che hanno le gommine, però iniziano a diventare molto fastidiosi quando alleni la mascella perché si crea una sorta di effetto ventosa dentro la tua bocca che diventa un po' fastidioso a lungo andare. Mentre con Jawliner questo effetto ventosa non esiste e grazie al fatto che non ci sono tutti quei buchini c'è anche un po' più di resistenza e secondo me migliora i risultati. Quindi il mio consiglio personale è quello di andare con Jawliner, perché sì, è vero, il packaging è anche carino di Chisel, però alla fine quello che ci interessa sono le gommine, alla fine dobbiamo allenarci con le gommine, non dobbiamo stare a vedere la confezione. E devo dire che Jawliner è uno step sopra Chisel per quanto riguarda le gommine. Ah, quasi dimenticavo, un ultimo punto a favore di Jawliner è il prezzo. Chisel fa dei prezzi un po' troppo alti secondo me per alla fine 2 cicchette di silicone, mentre Jawliner costa di meno e oltre a quello spesso fanno degli sconti. Tra l'altro quelli di Jawliner sono stati molto gentili e mi hanno dato un codice sconto che metterò qui. Quindi se li vorrai comprare ti lascio un link nella descrizione che puoi cliccare, che ti porterà direttamente al sito, e tramite quel link potrai applicare il codice sconto del 10%. Ok, adesso parliamo dei risultati. Iniziamo parlando del mio allenamento. Come ho allenato la mascella? Ho svolto 4 allenamenti settimanali della mascella e ogni allenamento durava più o meno 5-10 minuti, ma quello deve essere il tempo. Più di quello vai a rischiare di farti male e cose del genere. A differenza di tante altre persone che hanno svolto un esperimento simile, io ho cercato di rendere l'esperimento il più preciso possibile, di vedere se effettivamente ci sono dei risultati veri
in questo allenamento della mascella. Come ho fatto però? Spesso le persone su internet, quando fanno questi esperimenti, li fanno un po' a casaccio. In che senso? Dai video che ho visto su YouTube, spesso le persone o mangiano come vogliono, seguono una dieta, diciamo, non seguono una dieta precisa, oppure magari saltano allenamenti, fanno un po' come vogliono. E questo porta a dei risultati non molto precisi, anche perché le persone che magari anche seguono una dieta, non seguono una dieta iperproteica, che è la dieta che seguo io e che serve proprio per cercare di massimizzare i risultati a livello muscolare. Oltre a questo, spesso, in molti video che ho visto, la persona dice che ha ottenuto i risultati, però in realtà poi si scopre che ha semplicemente perso del grasso e quindi la mascella risulta più squadrata, ma in realtà non è dovuto all'allenamento, ma semplicemente al fatto che la persona è dimagrita e quindi appunto la mascella risulta più tirata. Oppure ci sono persone che dicono che non funziona, ma semplicemente stavano mangiando di più, quindi magari hanno messo su del grasso e la mascella era meno definita e quindi non si vedevano i risultati. Io invece per la durata di tutto questo esperimento sono rimasto in mantenimento, quindi non sono né ingrassato né dimagrito. Adesso qui ti lascio le foto della mia trasformazione dopo 4 mesi di allenamento della mascella. Guardando queste foto e guardandomi allo specchio, diciamo sentendomi un po' la mascella e queste cose, secondo me un po' di cambiamento l'ho notato. Il cambiamento però non è assurdo, quindi se volete cambiamenti assurdi, ragazzi, non si può fare tramite l'allenamento della mascella. Per quello serve la dieta. Se avete infatti molto grasso corporeo, vi basterà perdere un po' di peso e vedrete che la mascella migliorerà. Se però già siete magri e magari volete massimizzare i risultati per quanto riguarda la mascella, secondo me un po' di allenamento della mascella può aiutare. Per quanto mi riguarda, adesso sono in mantenimento anche con l'allenamento della mascella. Diciamo, ho visto quello che volevo vedere, ho visto un minimo di cambiamento e sono contento così. Quindi per adesso rimarrò in mantenimento per quanto riguarda l'allenamento della mascella, quindi magari mi allenerò una o due volte a settimana, giusto per mantenere i risultati. Però se in un futuro vorrò continuare a migliorare la mascella e magari passare allo step successivo e prendere le gommine ancora più avanzate, sicuramente ci farò un video al riguardo. Ultimi consigli che voglio dare per quanto riguarda l'allenamento della mascella è quello di partire piano. Purtroppo non ci sono tantissimi studi al riguardo e quindi quello che posso consigliare per evitare di farvi male è di partire piano. Partite con le gommine più leggere, iniziate con massimo 5 minuti al giorno e poi piano piano andate ad aumentare, così sarete sicuri che molto probabilmente non ci sarà nessun problema. Da quello che ho notato, le persone che si sono fatte male con queste cose è perché sono partite subito al massimo, magari allenando subito da 10 minuti al giorno con quelle più potenti, dicendo ah vabbè ma tanto lo posso fare, e poi si sono creati problemi. Ma come nell'allenamento normale della palestra, se metti subito 100 kg sulla panca piana è ovvio che ti vai a strappare. Quindi quello che consiglio semplicemente è di partire leggeri e vedrete che molto probabilmente non succederà nulla. Se ti piacciono video del genere, ti ricordo di iscriverti e di cliccare la campanellina in modo da ricevere una notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo settimana prossima. Ciao.